Massimiliano Sforzi, consigliere comunale per SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, e è uno di quelli che ha aderito alla lista per Tsipras, uno dei fondatori giusto del primo comitato di Pistoia per la lista Tsipras. Intanto siamo tutti, come dire, fondatori della lista Tsipras, perché i comitati stanno nascendo un po' dovunque, qui sul territorio, sulla provincia, più uomini, più donne sono coinvolti e meglio è, cioè più le persone si sentono di aderire a questa lista e meglio è, perché questa lista è da costruire. Ci sono sì persone che provengono dai partiti, dalle associazioni. E quali sono le fondamenta su cui si costruisce questa lista? Diciamo, sono nuove fondamenta rispetto alla tradizione, diciamo, della sinistra tout court, cioè nel senso molte personalità anche intellettuali, sociologi, filosofi, hanno invitato praticamente gli italiani e le italiane a sottoscrivere la lista di Tsipras. Tsipras chi è? Ora così poi ti dico un po' anche che cosa c'è dietro, perché parlo di Tsipras più che dei programmi o di cosa c'è, perché è proprio stato lui, una volta candidato a presidente della Commissione europea da parte della sinistra europea, lui si è fatto garante, diciamo, per i popoli dell'Europa, della comunità europea, a difesa praticamente dell'Europa delle origini, ecco, diciamo così. Quindi la sinistra europea ha candidato Tsipras e Tsipras stessa ha detto: ok, bene, io accetto la vostra candidatura, però andiamo oltre, partiamo dal GUE, che sarebbe la parte della sinistra che è nel Parlamento europeo, e ha detto: ok, partiamo da qui ma andiamo oltre. L'Europa, quando è nata soprattutto, diciamo, dalla spinta di personalità, i nostri Spinelli, insomma, Altiero Spinelli, per esempio, perché nell'esilio a Ventotene, o Ventotene a seconda del tu vuoi mettere l'accento, ha costruito insieme anche altre personalità del tempo, del dopoguerra, l'Europa su che cosa? No più guerre, no più divisioni fra il popolo europeo, perché in fondo il popolo europeo esiste, non è un'invenzione mia o tua o di qualche altro, esiste per la storia. Allora, per evitare nuove guerre, nuove divisioni, nuove tragedie e soprattutto anche per soccorrere e soccorrersi, la guerra ha creato veramente delle grandi lacerazioni e il problema era anche ricostituire proprio la pace fra i popoli, no? Non la vendetta, non il fascismo. Allora era importante che i popoli europei cominciassero a fare un percorso, poi erano i grandi ideali dell'Europa. Poi oggi vanno, come dire, declinati sul lavoro, sull'ambiente. Per riportare l'Europa al centro. Sì, infatti, perché vedi, Tsipras dice una cosa molto interessante. Allora, attualmente in Europa ci sono degli orientamenti, ci sono gli anti-europeisti, gli anti-euro, gli anti-anti, cioè gli anti per eccellenza, perché hanno da difendere i propri particolarismi. Ecco, Tsipras, ma tutti noi, e tutte noi lo diciamo, cioè questa non è la strada, perché se ognuno di noi si rinchiude nel proprio orticello, dove vogliamo andare? Dov'è la crescita? Dov'è la conoscenza dell'altro? Ma andare oltre, quindi uscire dalle nostre piccole gabbiette, perché poi sono gabbie alla fine, la solitudine è una gabbia, non è un valore. Dall'altra però dice Tsipras chi c'è? C'è l'area, diciamo, dei popolari, no? L'area dei partiti popolari o dei partiti comunque che si connotano in quell'area. Allora qual è, diciamo, che il leader per il momento di questa grande coalizione di centro, comunque di centrodestra, chi è? Viene idealizzata, viene identificata nella Merkel. E quindi l'Europa della finanza, l'Europa della troica, no? Cosiddetta, cioè che cosa porta? È la politica, no? Che ha portato la Grecia nella situazione in cui è, e lo sappiamo tutti in quale disastro, ha chiuso l'università ad Atene.
Quindi l'Europa di Schulz non funziona. Non funziona. Non funziona, ma perché? Perché Schulz, in un certo senso, si appoggia con l'idea della grande coalizione, che c'è appunto al governo in Germania, ma come c'è in Italia, e appoggia l'idea della Merkel. Ecco, allora, qual è la sfida? È ridefinire, no? Quella di Tsipras, qual è la sfida? È quella di ridefinire un pochino anche le appartenenze nella sinistra europea. Come si fa a conquistare le persone senza oggi, senza andare verso gli ismi di cui tu parlavi? Sta a noi presentare questo programma, che non è un programma di sogni, è un programma, diciamo, delle origini dell'Europa, quindi non c'è da inventare niente, è solo da declinare, nel senso crediamo che possiamo ritornare alle origini ideali, declinandole verso il 2020, verso il 2030, e quindi ce la possiamo fare, io penso di sì. E come si fa a creare dal contesto di oggi un'Europa al servizio dei bisogni umani, come ne parla lui, riformando le politiche di immigrazione, riuscendo addirittura a recuperare la generazione perduta, così come è chiamata, dicendo no all'austerità, facendo un nuovo deal. New Deal. New Deal, certo. È proprio lì, cioè, cosa ci impedisce? Allora, finita la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia, l'Europa tutta era disastrata. Era stravolta, era ferita, era sanguinante, realmente. Cosa è successo? C'è stata appunto la volontà da parte degli americani, ma anche dagli europei, di ricostruire l'Europa. E allora, forse non possiamo oggi riproporre una cosa del genere con modalità differenti, però è stato fatto in quel periodo in cui certamente l'Europa non aveva più soldi di oggi, assolutamente no. Quindi se c'è la volontà nei cuori e nelle teste di ripartire, ce la possiamo fare. E credo che Tsipras ci dia la possibilità, con la sua lista, di percorrere questa strada, una strada nuova per la sinistra, per la sinistra che va verso il 2020, come ti dicevo, del 2030, chi lo sa. Anche la sinistra italiana quindi riparte dall'Europa. Non esiste una proposta specificatamente italiana a livello... No, qui sì, vedi, noi italiani, e ti chiedo scusa e chiedo scusa per il giudizio, ma abbiamo sempre bisogno che qualcuno dall'esterno ci venga a dare un po' le dritte. Ecco, Tsipras credo che ci dia la possibilità di ripartire. Ecco, credo che Sel da sola non possa andare da nessuna parte, così come le altre forze, le altre realtà e gli altri movimenti del variegato, come dire, cosmo della sinistra italiana, perché è veramente variegato. E forse è bene ci sia Tsipras, perché venendo da fuori, quindi, cosa dice? Dico a tutti voi, invito tutti voi, no? A fare un po' 3 passi indietro per farne 5 avanti. Lui dice 1 indietro per farne 3 avanti. Però ecco, io dico 3 indietro per farne 5 avanti. Quali sono le sigle e i movimenti politici che si schierano insieme per la lista Tsipras in Italia? In Italia, allora sì, allora, l'adesione so per certo, perché poi questa cosa è una domanda intelligente, giusta, però non è che mi appassiona moltissimo, cioè nel senso non mi appassiona perché vorrei vedere uomini e donne indaffarati, no? Come si dice a Pistoia, su questa lista, no? di scuse, perché Primo credo che abbia aderito, perché è interpellato da Tsipras espressamente alla Rifondazione, alla Federazione della Sinistra, alla Fondazione Comunista, credo ai comunisti italiani, e subito dopo ha seguito Sel che all'interno del proprio congresso nazionale ha votato, non come si dice si è spaccato il congresso, no, assolutamente, ha votato il congresso di Sel, i delegati e le delegate hanno votato in modo massiccio l'adesione alla lista di Tsipras. Il rischio di arrivare a una federazione della sinistra che sia
un flop come la sinistra arcobaleno non c'è per i motivi che hai espresso prima? Dipende, cioè ci sono molti fattori, hai ragione, è una domanda che me la sono posta anch'io, credo se la pongano uomini e donne che seguono la lista, che aderiscono alla lista di Tsipras. Qual è la paura, no, di una nuova, che ne so, di una nuova arcobaleno declinato nei vari tempi dei tempi elettorali cosiddetti, oppure una lista di ingroia. Cioè io non voglio recriminare se hanno fatto bene o hanno fatto male, cioè non è questo ora il momento in cui dobbiamo discutere di questo, credo. Cioè quello che a me preme, e questo per me rende vincente la lista Tsipras, è che a questo giro i partiti veramente hanno fatto un passo indietro, almeno per il momento, mentre nelle altre esperienze purtroppo i partiti, e l'abbiamo visto un po' il risultato, purtroppo i partiti hanno avuto quella, forse anche per, vediamo anche la buona fede, che ne so, hanno avuto la necessità di mettere un pochino il cappello e quindi far fallire purtroppo le esperienze precedenti. Questa volta il percorso è alla rovescia, perché chi sono stati gli estensori dell'appello per la pro lista Tsipras sono stati questi intellettuali, e diciamo sono loro i garanti di questo. Allora, se Tsipras ha un'affermazione di una decina di parlamentari europei, non cambia niente. Se Tsipras ha i nomi, ha i numeri, anche i nomi, vedi, un lapsus sono intelligente, nel senso che personalità veramente capaci, se Tsipras riesce a raggiungere una notevole presenza di parlamentari, quindi di seggi al Parlamento europeo, può far sì che con il suo numero creare in Europa per la prima volta un'alternativa. Allora a quel punto i socialisti devono scegliere se continuare a governare l'Europa con la destra e il centrodestra, oppure aprire una nuova fase finalmente europea governata dalla sinistra, dal centro-sinistra in questo caso. Cosa poi con la speranza che questo sia un segno anche per la nostra Italia. Cioè vogliamo ritornare alla famosa divisione fra destra e sinistra. Facciamo le riforme tutte insieme, benissimo, quelle basate sulla Costituzione, dove si deve, quando si cambia la Costituzione dobbiamo essere tutti d'accordo, bene, ma il governo si governa il centro-sinistra o il centro-destra. Cioè non si può continuare a mescolare le carte per poi non far niente. Due parole, qual è la differenza principale della sinistra dalla destra? Caspita, ce n'è più di una. Allora io mi richiamo sempre a Bobbio. Bobbio è il padre della scienza politica italiana. Lui ha scritto un librettino molto breve, anzi lo consiglio a tutti e a tutte di leggerselo, che si chiama Destra e Sinistra, mi sembra, se non ricordo male, della Donzelli Editori. Ecco, lì pacatamente descrive qual è la differenza tra la destra e la sinistra. Cioè la sinistra, che si richiama fra l'altro alle parole della Rivoluzione francese, è quella realtà di persone che hanno ideali, che hanno una testa, un cuore, che lottano per l'uguaglianza. Oggi più che mai l'importanza dell'uguaglianza, della libertà, dei diritti civili, dei diritti sociali, queste rappresentano la sinistra e non possono essere altro che il compito della sinistra. Rialzare la persona indigente, accompagnare la persona che si trova in difficoltà, appunto tutte quelle realtà, tutte quelle situazioni in cui oggi le persone vivono, la perdita del lavoro, il non avere la casa, ecco, se la sinistra non sta qui, la sinistra non esiste.